11 persone sono indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno per un traffico illecito di rifiuti utilizzato anche per mascherare complesse operazioni finanziarie e riciclare denaro. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere, traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, frode fiscale e riciclaggio. La Guardia di Finanza di Agropoli ha scoperto un'evasione IRAP su oltre 57 milioni di euro. Seguendo le tracce di oltre 21.000 tonnellate di rifiuti passate attraverso le province di Salerno, Napoli e Caserta, le Fiamme Gialle hanno ricostruito passaggi bancari per oltre 28 milioni di euro in 3 anni e hanno scoperto che 2 milioni e 800 mila euro sarebbero stati riciclati in una filiale napoletana di un istituto bancario di livello nazionale. Al centro dell'indagine vi è una società con sede legale prima a Napoli e poi nello studio di un commercialista di Capaccio, attiva nel commercio di rottami di rame, alluminio, acciaio e altri metalli.